Allora, hai finito? Pazienza, signor King. È un veleno molto pericoloso. Con questa, il futuro sarà finalmente mio. Atmosfera elettrizzante, miei cari Marble Fan. La ragione? Le meteore stanno per giocare contro gli incredibili, i fantastici, i leggendari Zarevich! Ma dai, anche noi siamo incredibili, fantastici e leggendari! Sì! Ehi, ma è incredibile, ma voi fate il tifo per loro! Mi dispiace, ma io sono un grandissimo fan dei Zarevich da quando ero piccolo. Ed ecco quello che tutti aspettavamo, l'alchimista Baba! Come al solito, accompagnata da Zoria, la sua inseparabile gallina. Una nonnina e due rinsecchiti insieme a una gallina? Per me non sono una squadra leggendaria. Baba ha quasi 100 anni ed è un'autentica maga, guarda! La veterana dei Marble Game è una vera e propria icona. E ora sappiamo perché. Gli Zarevich hanno anche Gamma Yun, la Marble Gen che prevede il futuro. Sarà un incontro interessante. Cosa si inventeranno le meteore? Diamo inizio alla sfida. Fate rotolare le biglie. Volpe! Vuoto per Amal, la biglia più forte del torneo. Le meteore ora sono in difficoltà, senza contare che Ivan sta per usare la mitica biglia Gamma Yun. Gamma Yun! Gamma Yun, visione! Ivan ha scoperto la strategia delle meteore? Lo scopriremo presto! Eolo! Gli Zarevich per il momento non sembrano voler anticipare le mosse delle meteore. Ed ecco Vassilia pronta a lanciare Misha, il suo orso di fuoco e ossa. Anche se riesci a vedere il futuro, devo provarci! Citrum! Misha, colpo a figlio! Fantastico! Gli Zarevich hanno posizionato Misha proprio sulla traiettoria di Vitrum per impedirgli di colpire Gamma Yun. Non riesco a crederci, Gamma Yun ha previsto tutto. Ha preso di mira solamente la tua biglia. Come possiamo fare se prevede le nostre mosse? Non lo so. Wow, è ancora in gamba. È vero, non è cambiata affatto. Baba! Baba! Time out! Che succede? Ai! Ma ferma! Voglio solo aiutarla! Sembra che Baba sia stata colta da un malore. Dobbiamo quindi sospendere l'incontro e darle tempo di riprendersi. Baba! Povera Baba, spero stia meglio. Chi c'è? Chi è là? Sei tu, Cosmo? Arrivo, Sam! Tieni duro! Ma, Zoria, che ci fai qui? Qualcosa non va, seguiamola! Siamo arrivati da Baba! Zoria, dimmi come hai fatto a prenderla. Nessuno può avvicinarsi a quella gallina oltre Baba.
Ad ogni modo, entrate presto. Siamo appena stati derubati. Hanno preso Gamma Yun. No! Baba! Non si è più svegliata da ieri sera, purtroppo. Temo che la faccenda sia molto grave. Chiamo subito Aissa, sua madre è un medico. Ok, non agitarti, Cosmo. Avverto Luna e arriviamo. Che cosa c'è? Se solo tu potessi parlare. Ai! Non parli, ma riesci comunque a comunicare. Ho chiamato Aissa, stanno arrivando. Sai una cosa? Secondo me è stata Baba a mandarci Zoria. Eh? E perché? Per ritrovare Gamma Yun, no? No, aspetta, noi dobbiamo invece avvertire gli agenti dei Marble Games. Ok, ma devo farlo io. E perché dovresti farlo tu? Ero ancora all'orfanotrofio. Qualche volta Baba portava dei regali ai bambini. Ti ricordi, Cosmo? Non preoccuparti, piccolo. Non resterai qui a lungo. Ti attende una vita di avventure. Ecco, tieni. Baba era sempre molto gentile e speciale. Era come parlare con Babbo Natale. È vero, ora ricordo. Farò di tutto per aiutare Sam a ritrovare Gamma Yun. Ehi! Il battito è regolare e la pressione è normale. Non riesco a capire. Le sue pupille ora sono blu e viola. Non è affatto normale. Non so cosa sia. Blu e viola mi ricordano qualcosa. Ecco, è il veleno del serpente di Ananta. Annulla tutti i poteri e impedisce di usare la magia. Magia o no, chiunque si ammalerebbe molto. Ma Baba è così forte che si è solo addormentata. Quindi? Significa che Baba è stata avvelenata. Ricapitoliamo, Baba stava bene prima della partita. Ricordo che ha lanciato un grande incantesimo quando è arrivata. Quindi è stata avvelenata all'inizio della partita. Vediamo le registrazioni. Wow, riesci a capire se è veleno del serpente di Ananas solo con la saliva di Baba. Ananta, non Ananas. È un veleno che si fonde con la magia elementale. Gli alchimisti lo usano per annullare i poteri di alcune Marble Gem. Avevo ragione. È proprio il veleno usato per avvelenare Baba. Se non le diamo subito l'antidoto, rischia di perdere per sempre i suoi poteri. Tu potresti aiutarci? Sì, ma per farlo ho bisogno di veleno puro. E trovarlo non sarà certo una passeggiata. Attenta ragazzina, qui non vendiamo giocattoli. La ragazzina cerca veleno di serpente di Ananta, ne avete uno? D'accordo, ma io te lo porto rinchiuso nella teca, poi dovrai fare da sola. Guardate, proviamo a ingrandire. Arcellato! Questo significa che il colpevole è King. Sono anni che prova a comprare Gamma Yun, ma Baba ha sempre rifiutato. Quindi King vuole Gamma Yun a tutti i costi. Ha avvelenato Baba per indebolirle i poteri e ne ha approfittato per rubare la biglia. Se King ha Gamma Yun, andrò a recuperarlo. Sì, ok, ho capito. Andrò anche io a cercare la biglia. Là dentro. Che cosa aspettiamo? Aspetta. È molto pericoloso. Ci serve un piano. Aspettami qui, ok? Non è un posto per galline. È una missione da ninja. Sam, fa stare zitta questa gallina, così rischia di farci scoprire. D'accordo. Ma promettimi di stare calma. Ecco il mio piano. Attenta, ragazzina. Questo serpente è famoso per la sua velocità.
Il serpente di Ananta è famoso anche per la sua allergia alla luce. Luce della verità! Ecco fatto. Molte grazie, signorina. Oh? È il momento. Ehi! Ah! Oh! Non fare rumore, così ci farai scoprire. Ah! Ehi, voi! La porta è chiusa. Serve una tessera. No, 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 no. Zoria, fermati. Visto? Questa è una gallina molto intelligente. Ehi! Sono dei ragazzini. Sono andati là. Fermatevi! Siete entrati in una proprietà privata! Cosmo, li abbiamo seminati! Sam e Vassilia ormai saranno entrati nell'edificio. Muoviamoci! Siamo arrivati! L'ufficio di King! Eccola! È la scatola di Gamayun! Vuota! Posso esservi utile? Ho l'antidoto! Diamoglielo subito! Ehi, ma che cosa è successo? I suoi poteri magici stanno tornando, quindi l'antidoto funziona. Deve berlo tutto, fino all'ultima goccia. Lasciami andare subito. Giù le mani. Restituiscici la biglia. La biglia? Quale biglia? State forse cercando questa? Potete riprendermela, perché questi due idioti hanno preso la scatola vuota. Che vuol dire vuota? Bugiardo! Basta così! Ditemi dove Baba ha nascosto Gamayun! Ma se la biglia non è lì, dove può essere? Cosa? Nemmeno voi lo sapete? Quella vecchia strega di Baba non si fida proprio di nessuno! Sbarazzatevi di loro! Non mi servono più! Finalmente! Stai ferma lì adesso! Correte! Bene, le abbiamo già dato metà antidoto. Ma se diventa sempre più forte, come faremo a darle tutta la pozione? Già, e noi non siamo invincibili. Senza volerlo, Baba è un pericolo. Per noi e per lei. Non importa se ci faremo un po' male, dobbiamo salvarla. Di là! Quindi la biglia è sempre stata sotto il nostro naso. Ci siamo andati a infilare nella tana del lupo. Già, ora dobbiamo trovare un modo per andarci. La biglia! Dobbiamo usare la biglia! Gamayun! Visione! Forza, seguitemi! Sam, che cosa stai facendo? Guardie, azzuffateli! È incredibile, l'hai visto grazie al potere di Gamayun. Wow! Visione! Forza, qui dentro! Nada, cosa? Nada.
sinistra! Oh no! Gamayun, spero che tu non ti sia sbagliato! Prendeteli! Per colpa del potere delle previsioni di Gamayun, è impossibile catturarmi adesso! Ma un giorno Gamayun sarà mio! Baba sta per recuperare i suoi poteri! Tra poco si sveglierà! Presto, dobbiamo darle l'ultimo sorso di pozione! Luna, vai! Non respingermi, Baba, è per il tuo bene! Sì! Zoria, la mia gallina! Baba, ti sei svegliata! Abbiamo la biglia! Ma certo, sapevo che con te Gamayun sarebbe rimasto al sicuro. Grazie, Sam. Beh, a dire il vero, sono io che devo ringraziarti per esserti fidata di me. Ora possiamo riposarci. Giusto, credetemi, avete fatto bene a restare al sicuro. Al sicuro? Se un giorno avrete bisogno di aiuto, gli Zarevich faranno di tutto per restituirvi il favore. Nel frattempo, abbiamo una partita da finire. E non vi lasceremo di certo vincere. Finalmente siamo tornati, miei cari Marble Fan. La partita sta per riprendere. E adesso fate un grande applauso a Baba che è tornata in piena forma. Buon compleanno, Baba! Almeno adesso sappiamo come funzionano i poteri di Gamayun. Prevede il futuro immediato. Quindi, per non farci scoprire, ci serve una strategia complicata. Molto bene, possiamo farcela. Sono sicura e ho già un piano. Eolo! Falco luminoso! Vitrum! Gamayun! Visione! Leviatano! Gamayun ha previsto la strategia delle meteore, ma gli Zarevich non sembrano preoccupati. Leviatano! Le meteore lanciano la loro biglia Leviatano contro Falco Luminoso. A quanto pare non è una grande mossa. E infatti gli Zarevich non hanno provato a fermarlo. Hanno lasciato che colpissero Falco Luminoso. Per caso è già finita per le meteore. Vitrum, muro di vetro! Che sorpresa! Una situazione inaspettata! Eolo! Mistral! E non è finita qui! Entra in gioco Eolo! Incredibile! Le meteore segnano un punto a loro sfavore! Sono diventati matti o cosa? E vai! Ora che Gamayun è fuori gioco, possiamo farcela! Arneb! Tunguska! Onda glaciale! Romolo! Tritone! Freccia d'oro! Romolo, artigli furiosi! Segnando contro di loro, le meteore sono riuscite a liberarsi di Gamayun una volta per tutte. Hanno rischiato, ma è stata una strategia vincente. Ora gli Zarevich sono in difficoltà, perché si ritrovano con una biglia in meno. Saltair! Altair va in buca e le meteore segnano un punto. Adesso la sfida è completamente cambiata. Te l'ho detto che anche noi siamo fantastici. Adesso le meteore e gli Zarevich sono pari. Mancano pochi secondi alla fine e Cosmo ha soltanto una biglia da giocare. Se riuscirà a segnare il punto, le meteore vinceranno la partita. Ma non sarà facile. Lo aspetta il temibile orso di fuoco, la Marmolgen di Vassilia. Ce la farà Misha a fermare l'ultimo attacco di Cosmo? Remo! Tempesta di stanne! Misha! Colpo dell'orso!
Remo ha la meglio su Biscia, ma l'orso è comunque riuscito a fargli perdere velocità. Oi, 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 oi. Remo è senza fiato e sembra proprio che non riuscirà ad arrivare in buca. Sembra non avere abbastanza spinta, non ce la farà. Incredibile! Remo ci è arrivato per un soffio. 2-1 per le meteore che vincono la sfida. Che grande emozione! Oh, accidenti, una bella sconfitta per i miei 100 anni. Ma è un compleanno coi fiocchi. E ora, ragazzi, non voglio certo ritirarmi. Fabbricherò biglie ancora più potenti. E stavolta saremo noi a vincere. Beh, staremo a vedere. E noi siamo pronti per la rivincita. Sam farà molta strada. Gamayun ha previsto un grande, grandissimo futuro per lui. Buona fortuna.